Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro Castucci e lavoro per un'azienda italiana che si chiama Upquality. Oggi vi racconto un po' come abbiamo supportato un'azienda che sviluppa chatbot con i nostri servizi di crowd testing. Faccio prima un excursus sulla nostra azienda, su crowd testing, perché non è detto sia una cosa così conosciuta, e poi entriamo nel merito invece di quello che è stata la vita svolta. Fondamentalmente Upquality cerca di rispondere positivamente alla domanda che trovate in alto, cioè aiuta le aziende a testare i loro prodotti digitali, quindi app, siti, software e un ultimo chatbot, al fine di rilasciare dei prodotti sul mercato di qualità più alta. I test sono suddivisibili in due macroattività: test di tipo funzionale, quindi ricerca di bug, focus di bug finding, e test di user experience. Queste due macrocategorie poi si possono applicare su diversi prodotti. E noi andiamo fondamentalmente a integrarci, questo è l'obiettivo, nel ciclo di sviluppo di un prodotto digitale al fine di riuscire a testarlo, con degli utenti e far sì che il prodotto sul mercato sia qualitativamente migliore. Siamo partiti andando a testare i prodotti sul mercato, quindi quando diciamo, la frittata era già fatta, piano piano con le aziende, anche grazie all'evoluzione culturale dell'approccio verso la qualità, stiamo testando prodotti prima del loro rilascio e adesso anche durante lo sviluppo. Qual è la differenza rispetto alla classica società che fa testing? La differenza principale è questa qui, che noi non abbiamo 60 dipendenti che testano il vostro prodotto, noi abbiamo 15.000 persone in Italia che da remoto, sulla loro applicazione gestite tramite la nostra piattaforma cloud, ricevono il prodotto da testare e lo analizzano. I vantaggi di questa soluzione sono sicuramente l'indipendenza, quindi sono persone che non hanno un focus se non quello economico o di passione per svolgere la propria attività. Sono persone che sono quindi indipendenti da direttive aziendali e soprattutto sono persone che possono avere estrazione culturale, competenza tecnologica, caratteristiche demografiche completamente differenti e quindi possiamo trovare all'interno di queste 15.000 persone l'utenza tipo che andrà a utilizzare il prodotto. Quindi possiamo fondamentalmente portare l'utente finale a testare il prodotto prima che questo arrivi all'utente finale. Questo tipo di feedback può essere di tipo molto tecnico, perché all'interno del nostro cloud abbiamo anche persone, scusate, abbiamo anche dei tester certificati per il controllo qualitativo, oppure possono essere persone come quelle che incontrate quando fate la spesa, che per diletto personale testano prodotti applicativi. Ovviamente in base al tipo di prodotto e al focus che viene dato per ogni progetto andiamo a selezionare il cloud più indicato per questo tipo di persone. Ma il vero vantaggio fondamentale è riuscire a parlare con il mercato prima ancora di arrivarci in una struttura protetta e sicura come quella di un accesso chiuso tramite una piattaforma cloud. Questo in poche parole è l'attività che svolge Upquality. Quindi voi direte, ma se testiamo prodotti lato bug finding, lato user experience, il chatbot non è propriamente un prodotto digitale come un'app, non è propriamente testabile come bug. Infatti, quando ci hanno chiamato, siamo rimasti un po' sorpresi. Ci ha contattato un'azienda italiana che doveva sviluppare il chatbot per un'importante banca italiana che avrebbe fatto del chatbot il suo punto di riferimento per l'assistenza quotidiana di tutti gli utenti. Questo un po' era il progetto e le quattro macro problematiche. Quindi, che cosa avrebbero chiesto gli utenti a un chatbot di tipo bancario? Come lo avrebbero chiesto? Che tipo di esperienza lato utente si sarebbero aspettati? Quindi, come avrebbero valutato quell'offerta dal chatbot? E come avrebbero e se avrebbero apprezzato o meno un certo tipo di stile lessicale, particolarmente colloquiale e giovanile, che era stato impostato come obiettivo dello sviluppo. A questo si aggiunge un aspetto molto critico, il fatto che, come immagino sappiate, essendo un meetup di chatbot, una delle leve che definisce la qualità di un chatbot è il perimetro di domande a cui deve rispondere. Più è stretto il perimetro, maggiore è l'efficacia del chatbot. In un chatbot tipo bancario, da un lato abbiamo tantissime richieste e quindi il problema è identificare tutte le possibili argomentazioni che una persona può chiedere a un chatbot. La fase iniziale di onboarding, quindi i costi, caratteristiche dell'offerta, tipologia di funzioni, a problematiche di tipo tecnico. Quindi se voi pensate a quante volte contattate la vostra banca,
la stragrande maggioranza delle volte che vengono contattate è per una necessità puntuale, specifica, molto caratteristica di un problema che avete individuato. Quindi riuscire a sviluppare un chatbot che riuscisse a declinare tutte queste aspettative era particolarmente complesso. A questo si aggiunge un aspetto interessante, che questo chatbot era anche un assistente virtuale, quindi avrebbe dato informazioni sul meteo e sulla ricerca di attività di ristorazione in aggiunta ai servizi di assistenza bancario. Qual era il problema dello sviluppatore? Il problema tipico di chi sviluppa un chatbot è: io ho risorse altamente specializzate, ho sviluppatori, programmatori, non posso far sì che siano loro a declinare le domande a cui deve rispondere un chatbot, a individuare tutte le forme lessicali, a testarlo. Questo non ha valore aggiunto per la mia azienda, è solo un costo, è un costo altissimo, altissimo impegno economico, perché è un costo lungo dal punto di vista orario, cioè tanto tempo a scrivere tante domande e a soprattutto a pensarle. Secondo aspetto è il tempo. Come dicevo, il perimetro di questo progetto era particolarmente largo, perché il settore bancario prevede domande di tutti i tipi. A questo si aggiunge domande su dove trovo un ristorante cinese qui vicino e domande sul meteo. Questo è ovviamente un elemento di crisi per lo sviluppo tecnologico che oggi permette un chat. A questo si aggiunge la necessità di una certificazione esterna. Lo sviluppatore, che era esterno alla banca, voleva una certificazione esterna della qualità del proprio lavoro per dare ancora più valore al progetto che stava svolgendo, e quindi voleva un ente terzo che valutasse lo sviluppo del chatbot in tre milestone differenti e validasse la qualità del lavoro svolto. E infine c'era un aspetto che è un po' critico oggi nello sviluppo digitale, ma sicuramente in particolar modo nel chatbot, che sono i costi nascosti di rework. Solitamente infatti lo sviluppo prevede che una volta rilasciato il chatbot questo vada sul mercato e si scopre che non sa rispondere a tantissime domande. Deve imparare, questa fase di learning comporta lavoro umano, tecnico, che deve essere continuativo in collaborazione con l'azienda che fornisce le domande e le risposte, e poi il tecnico deve integrare nel chatbot, e questo va avanti per settimane, se non mesi, indipendentemente dall'ampiezza dell'argomento a cui deve rispondere. Il loro obiettivo era ridurre sensibilmente la parte di rework, il costo nascosto, quello che da contratto non c'è nell'accordo con lo sviluppo. Quindi cosa abbiamo pensato? Scusate, che cosa ha pensato lo sviluppatore? Ha detto: ok, proviamo a sentire se una società che fa testing può aiutarci non a testare un prodotto a valle di rilascio, quando ormai si è fatto delle cavolate, non posso più gestire, ma a integrarlo nel mio sviluppo, a supportare quelle che sono le mie difficoltà di individuare tutte le problematiche a cui deve rispondere un chatbot. Queste sono alcune delle caratteristiche di Appquality. Abbiamo 15.000 tester in Italia, una dashboard unica, quindi un solo punto di informazione dove tutti i bug e tutte le segnalazioni vengono raccolte in forma strutturata, organica e anche visuale, nel caso siano per esempio grafici sull'andamento di alcune prestazioni. Abbiamo la possibilità di filtrare per diversi cluster di tipo demografico, economico, livello di informazione. In 5 giorni sui test più semplici possiamo attivarci e dare risultati, quindi risultati in tempo reale. E copiamo uno dei problemi tipici dello sviluppo, che è la frammentazione hardware, quindi avendo 15.000 tester, indicativamente copiamo qualcosa come 5.000 differenti device. Questo vuol dire che possiamo testare su qualunque device, anche l'ultimo uscito sul mercato, cosa impensabile a una struttura di test chiusa e organica, dove non puoi pensare di comprarti tutti i cellulari usciti nei 23 mesi. E a questo aggiungiamo uno dei nostri servizi, che è proprio la certificazione esterna sulla qualità. Non nasceva con un concetto puramente chatbot, nasce con uno dei nostri servizi, perché spesso chi ha bisogno di un prodotto digitale, per esempio è un'azienda che fa biscotti, non è detto che abbia alcuna competenza sull'app che ha richiesto di sviluppare, e quindi chiede a un ente terzo di certificare il prodotto che gli è stato consegnato. Come abbiamo approcciato il test? Era un test assolutamente nuovo, quindi dovevamo cercare di capire come integrarci al meglio. Il punto fondamentale, il punto iniziale era proprio qui: riuscire a capire chi avrebbe avuto bisogno di questo chatbot, quali sarebbero stati i clienti. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati dal reparto marketing della banca e mi hanno detto: okay, voi immaginate di avere questo nuovo servizio, quali sono gli attuali clienti e quali soprattutto pensate saranno i nuovi clienti che vorranno usufruire di questo servizio?
loro ci hanno dato un'indicazione di massima e da lì in poi l'aspetto fondamentale è che tutti i nostri servizi sono managed, quindi da qui in poi entra quality e quello che fa è dare un risultato finale. Quindi abbiamo avuto indicazioni per età, distribuzione demografica, competenza tecnologica e reddito. Sapevamo che era una banca per persone relativamente giovani, con una buona capacità di spesa, con un livello culturale medio-alto, e all'interno dei nostri 15.000 tester abbiamo identificato persone che replicassero la tipologia di cliente finale che la banca si aspettava avrebbe interagito con un chatbot. Numericamente stiamo parlando di 75 tester che rispondevano a queste caratteristiche. Non vuol dire che ce n'erano solo 75, ma l'obiettivo per raggiungere le numeriche che avevamo era derivato da un numero di tester pari a 75.000. Questo aspetto è un aspetto fondamentale, perché se fosse stato lo sviluppatore a scrivere le domande a cui il chatbot avrebbe dovuto rispondere, avrebbe scritto sulla base di esperienza di 7-6 persone, tendenzialmente molto tecniche, quindi persone che di solito la risoluzione se la trovano da solo cercando su internet, non è l'utente base che chiama la banca perché il bonifico non è arrivato, è il tipo di utente che ha già cercato 300 modi su perché il bonifico non è arrivato e ha un problema molto puntuale. Quindi questo aspetto è risultato essenziale per definire quelle che sarebbero state le domande reali del mercato. Il test è stato suddiviso quindi in due fasi. Nella prima fase l'obiettivo era identificare quali sono gli argomenti che un cliente ha bisogno di sviscerare tramite l'assistenza tecnica o l'assistenza commerciale della banca. In questo caso non era necessario, l'MVP, cioè il prodotto base da testare, era presente. C'è un asterisco perché non sarebbe stato necessario, nel senso che il test era strutturato creando una situazione, quindi ai test era stato detto: ok, immagina che hai visto la pubblicità di una nuova banca e immagina che vuoi avere ulteriori informazioni, che cosa faresti, che domande faresti, come ti porresti in questa banca. Quindi in questa fase non era necessario il prodotto, loro erano un attimo più avanti nello sviluppo e quindi ci hanno chiesto comunque di fare domande direttamente al chatbot, questo anche per capire quali erano gli argomenti che in quella stadio molto embrionale lo stesso riusciva a riconoscere. Lo stesso ragionamento è per la validazione delle risposte. Ci hanno chiesto di validare se la risposta offerta dal chatbot era coerente o adeguata alla domanda, ma non era l'obiettivo in quanto era un prodotto ancora molto embrionale. Venivano testate già in questa fase la funzione meteo, la funzione della ricerca di ristoranti, su 30 tester, e la campagna di test dura, cioè quanti giorni i tester hanno svolto questa attività, è durata 3 giorni. La fase 2 invece, una volta definiti gli argomenti, sarebbe stato quello di per ogni argomento identificare 10 domande e per ogni domanda identificare 10 modi diversi di scrivere questa domanda. Questo era l'obiettivo per i tester. Come vedete, quello che cambia è la validazione delle risposte, perché ovviamente a quel punto l'obiettivo è far conoscere al chatbot tantissime domande e ci aspettavamo che la maggior parte non sarebbe stato capace di rispondere. Validare le feature aggiuntive, testare su numerosità più grandi, proprio per coprire lo stile lessicale di persone con caratteristiche differenti, ma nonostante avessimo raddoppiato il numero di tester, sempre 3 giorni disponibili per la campagna. Questa è una delle flessibilità, perché il crowd testing permette di andare in verticale riducendo i tempi. Nel momento in cui ho bisogno di più persone, di più informazioni, posso farlo allo stesso tempo aumentando il dataset di persone a cui chiedo di interagire. Andiamo a prendere qualche risultato. Per quanto riguarda la fase 1, che ricordo era quella in cui bisognava cercare gli argomenti, quindi non la domanda in sé, ma ogni tester per indicare quali argomenti avrebbe fatto le domande, questi sono i risultati. 132 nuove FAQ, quindi 132 nuovi argomenti che rispetto a quelli identificati vuol dire più 70%. Cioè, se quel chatbot fosse uscito sul mercato secondo quello che il marketing del cliente aveva definito essere le FAQ identificate, gli mancava il 70% delle domande che le persone avrebbero fatto. Da qui sono derivati 13 nuovi processi di business. Che cosa vuol dire? 13 nuove funzioni di risposta, di approfondimenti rispetto a quelle già identificate, che sarebbero, chiamiamole, domande di secondo livello, quindi data la risposta ho bisogno di più informazioni.
Abbiamo identificato dei bug logici, nel senso che il chatbot prendeva in alcuni casi delle parole chiave e indipendentemente dalla struttura della frase, su quella parola chiave dava sempre la stessa risposta. E quindi si creavano situazioni ovviamente ironiche quando si creava una domanda su dove trovo il bancomat vicino a Milano, partiva la risposta meteo dicendo domani piove. Quindi creava queste situazioni un po' anomale, ma che sono caratteristiche quando il perimetro è abbastanza ampio. E infine, proprio perché eravamo nello sviluppo, potevamo dare dei feedback qualitativi sulla user experience e validare il servizio aggiuntivo offerto su meteo e prenotazione. Per fare un esempio, il meteo era molto semplice, nel senso che la risposta del chatbot era graficamente un'indicazione nuvola, sole, pioggia, e a questa aggiungeva una temperatura. Però l'utente non riusciva a capire a chi forniva questa informazione, quindi non gli dava valore. Era 3D Meteo, era Meteo.it, era il Meteo.it, quindi non riusciva a capire se l'informazione era di valore e se crederne. A questo si aggiungeva il fatto che solo un'immagine con la temperatura non mi faceva capire se era una previsione a un'ora, a tre ore, a sei giorni, quindi mancava di completezza nonostante l'informazione tecnica era corretta. Questo aspetto è risultato fondamentale perché individuandolo nella fase di sviluppo è stato poi corretto già nella seconda fase di test, dove questi sono stati i risultati. 60 persone hanno generato più o meno 8.000 iterazioni in 3 giorni, un numero che nessuno caso di sviluppo in 3 giorni potrebbe internamente raggiungere. Di queste 5.000 sono state integrate. Perché solo 5.000? In realtà poco più di 5.000, perché diciamo di quelle 3.000 alcune erano afferenti a quelle base già individuate, comunque il set era già stato identificato dal tempo. E di questo, per ogni domanda o macro argomento sono state identificate più di 70 versioni. Questo ha permesso quindi di correggere e raffinare il modo di comprendere il chatbot, andando anche a lavorare su sinonimi, su costruzioni periclassiche completamente differenti, su stili, chi usa lo stile colloquiale, chi usa lo stile formale, ma soprattutto anche lo stile tecnico. Ci sono, immagino anche tra di voi, chi riconosce che dall'altra parte non c'è un utente umano e quindi scrive magari per parole chiave, e a valle della seconda fase il sistema riusciva a riconoscere tutti i differenti stili e dare una risposta indipendentemente dalla struttura utilizzata all'inizio. Vi faccio qualche esempio poi di quelli che sono stati feedback sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo. Nel caso dei servizi bancari, quindi diciamo informazioni sui servizi della banca, si sono accorti che per quanto riguarda per esempio le carte mancavano risposte di secondo livello, nel senso che in un primo momento le risposte erano sì, puoi avere la carta di credito, o sì, puoi avere la carta di credito della Visa. Il cliente, probabilmente perché il settore bancario è molto maturo, vuole più profondità di risposta, ad esempio vuole sapere se è una Visa Oro o non è una Visa Oro, vuole sapere in quanti giorni la riceve, vuole sapere se deve attivarla tramite PIN, vuole sapere se è compatibile con il contactless. Tutte domande di approfondimento che gli utenti oggi vogliono subito, ma che in un primo momento erano state identificate. Altri aspetti possono essere, ad esempio, il caso interessante era gli assegni. C'era almeno due tester che, per motivi personali, loro usavano praticamente gli assegni, quindi hanno fatto una serie infinita di domande sugli assegni, a cui il chatbot non aveva la minima idea di cosa dire, perché era un servizio probabilmente poco diffuso, quindi per il marketing che aveva dato le prime indicazioni sulle FAQ non rilevante, e che sono stati aggiunti proprio perché il mondo richiesto. Questo è un esempio puntuale di un problema, nel senso che in alcune risposte quando l'utente era bloccato si poteva cliccare su un tasto e c'era un bilingue, probabilmente derivato dal fatto che la programmazione era partita in inglese e poi era stata localizzata in italiano. Entrando invece in feedback di tipo più qualitativo, nella fase molto iniziale il test dice ok, ma questa esperienza per me non ha un valore aggiunto, anzi ha un valore svantaggioso, perché io non vedo che il chatbot non capisce, ci perdo tempo, probabilmente ho già un problema, se ci sto parlando mi innervosisco perché non capisce, sono incavolato alla seconda perché non ho risposte. A questo punto abbiamo chiesto di avere un buon utente che per motivi di aziendale adesso coperto, per validare numericamente la qualità del chatbot in questa fase di sviluppo e capire se nella sua evoluzione la sensazione degli utenti sarebbe migliorata.
in più era possibile fare anche delle proposte migliorative. Uno degli aspetti è proprio quello che raccontavo prima, ovvero la possibilità di approfondire a secondo livello. Quindi il chatbot risponde, io entro nel merito dell'argomento e mi dà un'informazione di secondo livello. Hai la carta di credito? Sì. In quanti giorni mi arriva? In 3 giorni. È una visa debit o una visa credit? È una visa credit. Questo tipo di interazione che non era prevista. Perché solitamente all'inizio, alla domanda successiva, gli dava la risposta iniziale. Sì, per avere una carta di credito. Quindi il cliente non poteva mai approfondire la propria risposta. Per quanto riguarda invece i esempi di ristorante, l'interazione era molto libera, da cercami un ristorante vicino a voglio una pizza. Qual era il problema? Che il servizio era molto strict all'inizio, nel senso che permetteva solo di fare ricerche per macro categorie, pizzeria e ristorante. Oggi, probabilmente in sala, abbiamo un vegano, un celiaco, un budista, quindi i clienti vogliono informazioni più precise, vogliono cercare ristoranti con caratteristiche peculiari e li vogliono anche avere valutati, quindi vogliono capire il perché di quella risposta, quindi la fiducia che dà l'output in output del chatbot, che era il secondo punto. Il sistema forniva solo delle risposte, ma non si capiva perché a Milano, nell'arco di 5 km, mi proponesse quelle 3 pizzerie, magari ce n'erano altre 10 interessanti. Quindi, in questo caso, proprio perché eravamo durante lo sviluppo, è stato fondamentale aver integrato questo processo, perché è stato cambiato, è stato quindi integrato tutta la possibilità di filtri e ricerche per categoria, e è stata indicata, se non ricordo male, tramite il voto di TripAdvisor, il perché un locale fosse già stato scelto. Questo invece era un limite, però qua c'è la parte delle richieste di progettazione, quindi è stato evidenziato, però non è stato in questo momento, non si è voluto risolvere in questa prima fase di sviluppo. Dal punto di vista invece qualitativo, siccome eravamo sempre nella fase iniziale, il servizio era troppo semplice, fondamentalmente per questo motivo, e la parte a cui il chatbot aveva difficoltà a rispondere era poi la struttura integrata, quindi voglio un ristorante di pesce con determinate caratteristiche, lo voglio quello economico. Quando si andavano a mescolare le informazioni, lui andava a dare sempre la stessa risposta, perché non capiva la sequenza logica di quella radicale. Quindi, facendo un po' un recap delle informazioni, che cosa siamo riusciti a raggiungere in, ripeto, 6 giorni di test? Un rilascio di un prodotto fortemente più maturo, perché conosce più argomenti, 70%, perché conosce più forme lessicali, perché conosce la differenza tra l'uso di sinonimi, ma riesce comunque a declinare la stessa domanda. Una distribuzione delle competenze. Lo sviluppatore si è concentrato nello sviluppo. Noi lo abbiamo supportato esclusivamente nell'identificazione di argomenti e nel testare la qualità del suo lavoro. Quindi lui, le sue risorse e il suo tempo è stato indirizzato in qualcosa di veramente efficace per lo sviluppo. Sensibile riduzione dei costi, in particolar modo perché le modifiche, essendo in fase di sviluppo, costano ovviamente meno che a valle, ma soprattutto perché con una qualità più alta in partenza, l'attività di rework naturale, che sicuramente si è avviata a valle del rilascio, è stata nettamente inferiore a quella che solitamente accade durante lo sviluppo di un chatbot. Poi abbiamo un aumento della qualità percepita per il cliente, perché la prima interazione solitamente è quella pessima con il chatbot. Quando si rilascia, gli early adopter, che sono quelli che il marketing ha speso non si sa come e quanto per riuscire a far sì che il giorno 1 siano lì, sono quelli che hanno l'esperienza più brutta di tutti e sono quelli che involontariamente diventano i tester dell'applicazione. Questo nonsense logico di investimenti marketing e qualità del prodotto è stato invertito. Oggi lascio un prodotto, qualità percepita immediata è comunque alta. È sicuramente un chatbot più evoluto di qualunque altro chatbot con cui hanno mai interagito. C'è una UI efficace, ci sono funzioni che in più momento non erano previste e che oggi il sistema permette di avere. E infine una certificazione esterna della qualità. Per questo cliente era molto importante dire non sono io autoesplicativo, autogarante del mio lavoro, ma c'è qualcuno fuori che non fa parte della mia azienda che dice guarda questo è un buon lavoro e te lo dice con dei numeri. Questi sono i risultati che ha raggiunto il cliente, ma poi ci sono anche cose che abbiamo imparato noi. Sicuramente il mercato bancario è molto maturo. Quindi le domande espresse da tutti i tester, nonostante caratteristiche demografiche veramente molto differenti, erano molto tecniche, molto precise, molto puntuali. Ma soprattutto la parte più interessante è stata questa.
abbiamo dato 8.000 interazioni da analizzare dopo 3 giorni di test, lo sviluppatore ci ha messo 20 giorni per programmare il sistema. Questo elemento è stato fondamentale perché, questa collaborazione con lo sviluppo non si è fermata a questo prodotto, è proseguita su altri prodotti, e abbiamo dovuto ragionare su come gestire la mole di informazioni per non bloccare l'azienda nella fase di sviluppo. Nessuno di noi si aspettava un'interazione così alta, quindi nelle fasi successive che abbiamo svolto con altri prodotti si è cercato di fare più cicli di test focalizzati su alcuni argomenti per non dare in pasto al learning del chatbot troppe informazioni in poco tempo. Questi 20 giorni che voi vedete pensereste: oh mio Dio, abbiamo lavorato per 20 giorni in più, abbiamo superato la deadline. In realtà, se immaginate di svolgere 8.000 iterazioni al contrario, probabilmente ci mettete 80-90 giorni per farlo, e sono costi a pieno sviluppo. Quindi questo sicuramente è un costo che in realtà rappresenta un risparmio, perché è un costo non speso successivamente. Infine, l'integrazione nel processo di sviluppo ha permesso anche di valutare la fase 1 e la fase 2 come era l'esperienza utente valutata dall'utente e capire se effettivamente c'era la sensazione di migliorare, e lo stesso test, perché alcuni del 75 hanno testato prima e dopo, hanno potuto verificare l'evoluzione del prodotto. Alcuni loro sono potenzialmente anche diventati primi tifosi perché l'hanno testato, hanno dato dei consigli, hanno visto questi consigli emergere nella versione successiva, e quindi potenzialmente hanno raccontato che doveva aprire un conto: guarda, qui è successa una cosa strafina, che cosa? Hanno ascoltato le mie esigenze. Questo fondamentalmente è il crowd testing. Finisco con un aspetto interessante: lo sviluppatore che era partito come, diciamo, cliente di Upquality per testare questa nuova metodologia è diventato, o meglio, noi siamo diventati per loro un partner fornitore. Siamo ancora due aziende separate, però ogni chatbot che loro hanno in sviluppo, sulla parte di identificazione argomenti, definizione delle domande e raccolta di feedback da parte degli utenti, siamo integrati nel processo di sviluppo, siamo visibili proprio lato cliente, ed è un costo curioso questo prodotto in Italia, che si accolla allo sviluppatore. Quindi non è un costo girato poi al cliente finale. Io finisco qui, questa è un po' la domanda? Sì, ci sono. Ma fatele pure anche a voce voi. Io credo, nel caso bancario, sì, quanto ci si spinge in profondità ad analizzare delle domande formulate in maniera impropria? Cioè, sto nel senso, non in italiano, no, magari di una persona che non è acculturata da un punto di vista di terminologia, sì, bancaria. Comunque sto pensando che ci sono anche molti stranieri che parlano italiano, ma magari nel scriverlo, certo, possono non dare quanto quell'aspetto. Questa è stata una scelta. 15.000. Questa è stata una scelta molto del marketing. Infatti, focalizzarsi sul core. Il corso erano, se non ricordo male, persone tra i 30 e i 40, mm-hmm, con una determinata fascia di reddito e con un determinato livello culturale. Questo okay, estraeva già tutte queste code di potenziali clienti che non erano nel corso aziendale. Quindi non c'è stata questa analisi. C'è stata, per dire, con un altro chat che abbiamo fatto sempre con questa azienda, dove invece il problema era che i clienti spesso non sono italiani, quindi all'interno del nostro caso abbiamo preso persone non madrelingue italiane, ma che conoscessero l'italiano, che quindi naturalmente compiono degli errori di costruzione, di plurali, di aggettivi, cose di questo tipo. Poi abbiamo un po' di domande per il da slide, in ordine di popolarità, perché ci sono i. Allora, quanto il crowd testing può aiutare il training del chat? Sostanzialmente va bene. Sì, un numero può essere, immaginate una tra le prime 5 banche in Italia, che ha un reparto marketing strutturato e organizzato, che gira le domande più richieste, queste vengono integrate in un chatbot, poi si dice: ok, pubblico, verificate se queste domande sono effettivamente quelle che chiedereste, scoprite che ne manca il 70%.
questo è un po' un numero da vedere. Certo. Poi, una curiosità rapida sulla funzione di caricamento. È stata inserita nel chatbot per caricamento di fenomeni in chat online. No, credo che siccome è un servizio negli obiettivi dell'azienda della banca, per cui io ci intervisco continuamente, quindi nel tempo avrà anche altre funzioni, l'idea è che motivo ho per andare sull'app di, un chat, di una banca ogni giorno, magari sì, posso dare un motivo al mio cliente facendogli cercare un ristorante e cercando un letto. Non è sicuramente mentre faccio un bonifico poi sapere se domani piove dove farò un bonifico. Allora, quindi in verità, ha avuto poi qualche riscontro che effettivamente viene utilizzata sì, perché questo servizio, questo nuovo pacchetto della banca è una banca differente, nel senso, non voglio far uscire la banca, però ha un servizio di concierge, per cui posso chiedere alla banca, tramite il chatbot, posso chiedere vuoi i biglietti per il concerto di Vasco Rossi di quest'estate. Non sarà il chatbot a cercarlo, riconosce quando manda fuori l'argomento, chiama una persona umana, viene contattato telefonicamente e offre questo servizio. Poi c'è un'altra domanda. Quando riferisco i risultati sulla base del test? In questo caso relativamente poco, perché era concentrato, come dicevo, sul focus del target di età demografica a livello culturale e potere di spesa. In questo caso specifico. Nel caso invece successivo che abbiamo fatto erano veramente molto diverse, perché una persona non ha lingua italiana, che magari ha fatto la scuola, fa determinato tipo di errore, una persona non madrelingua italiana che invece ha imparato vivendo in Italia, potenzialmente non usa neanche gli articoli, non usa la punteggiatura e sbaglia maschile e femminile. Quindi lì la differenza era sostanziale. Però il vantaggio era che in quel caso il chatbot doveva dare delle risposte macro, doveva dire non trovi questa informazione, una volta che ho capito le parole chiave che informazione vuoi, questo è il sito o questa è la pagina dove trovi informazioni. Invece in questo caso l'obiettivo era dare la risposta puntuale. Sì, puoi fare un bonifico continuativo, il costo è 2 euro, lo puoi attivare dal sito. Quindi c'è anche un po' più differente. Citavi tra i vantaggi il fatto che vengono diminuiti al massimo i costi nascosti. Sì. Però siccome si tratta di un'attività di raccolta di feedback, quindi cicli, rimangono comunque non stimabili all'inizio. Mi chiedevo se lavorate, diciamo, con un target di livello qualitativo e vi fermate a quel punto o se è più una questione di budget. Come è andata in questo progetto? Allora, la stessa risposta te la posso dire su un bug, nel senso un bug non c'è finché non lo trovo. Certo. Quindi una risposta non c'è finché non ho la domanda che me la fa. È difficile valutarlo. Il concetto è che bisogna partire ovviamente da un'interazione interna. Se fosse stato fatto questo lavoro senza il supporto del marketing, del cliente che ci dava comunque delle pacche iniziali, sarebbe stato un lavoro che comunque non sarebbe stato completo. Qui non è difficile stimare un livello di competenza, però se io prendo le persone più in target, li creo e da queste derivo 8.000 interazioni che confronto con quelle del marketing che non so in 15 anni, non so da quando le misureranno, ha le informazioni sulle domande, ho una buona probabilità di aver coperto il caso principale. Consideriamo anche che il chatbot, l'obiettivo non è che risponda a tutto, ma a un certo punto dirà, non ho capito, chiedi, ti passo l'utente, il mio collega umano, no? Come si dice oggi. Ovviamente l'esperienza migliore è, maggiore la quantità di risposta che mi dà il chatbot, però questo aspetto lo devi per forza testare quando c'è sul mercato. Ma nel primo mese non abbiamo avuto indicazioni di argomenti la cui risposta mancava sostanzialmente, anche perché c'è un aspetto. Io parlo della fase, diciamo, pre-rilascio, quando vi siete fermati per dire ok, abbiamo la qualità ci... Abbiamo detto ok, lavoriamo su un'iterazione, okay. E poi lì si è scoperto però che non erano pronti a gestirle. Abbiamo detto ok, vogliamo... un po' come 10.000 domande, come ci arriviamo con questa struttura di test in queste due fasi, e il problema è che non erano pronti a gestirle in ingresso, quindi ha allungato un attimo la fase a valle, però poi ha permesso di uscire con cose migliori. Certo. Allora il sondaggio, c'è altre domande? C'era prego.
sì, che ha una grossa muscolatura finanziaria, sì, tedesco, però l'uso dei chat può essere multisettoriale, così. Lo sforzo che avete fatto per fare questi test, se lo potrebbe permettere anche un piccolo operatore, non so, un cliente che invece di essere una banca è una, non lo so, un'agenzia di viaggi, un'azienda, un'industrietta che fa pubblicità o comunque produce un servizio dove vuole il chat, così, allora il costo è abbordabile a tutti o invece la banca ha speso molto per... La struttura del crowd testing è tendenzialmente molto più economica di qualunque altra forma di testing. Per dare un'idea, qui stiamo parlando di equiparando questo tipo di test a una struttura più piccola di qualche migliaio di euro, che se uno ci pensa, ma mettiamo che siano 4.000 euro, il costo di uno sviluppatore per un mese. Un sviluppatore segno per un mese costa azienda 4.000 euro, quindi sto risparmiando un mese di lavoro, ma è solo un prodotto di qualità. Quindi tutti i nostri test, come nella risposta di prima, sono personalizzati. Il focus era, voglio le iterazioni, okay, come declino un test. Altre attività che noi facciamo invece hanno caratteristiche di voglio una buona probabilità che il prodotto sia stabile su questi device, voglio la migliore user experience per questa età e poi i test personalizzati. Sì, però cioè, poi si divide il costo con certi tornanti poi. A quanto cercare i test che fanno attività a monte della ricerca, c'è comunque un studio, un'analisi per individuare le persone che saranno poi utilizzate per fare questi test. Cioè nei 4.000 euro, giusto per fare l'esempio, sono anche contemplati queste analisi? No, però nostra? No, non sono contemplati. 4.000 euro riguarda solo il costo del test, giusto? Sì. Però immagino di rispondere in un caso perché? Abbiamo un'agenzia di viaggi, ha clienti di di fascia d'età che però tendenzialmente hanno un set di domande molto più macro che di dettaglio rispetto a una banca dove invece è venuto l'imprendimento, quindi in realtà si può trovare sempre un perimetro adeguato per il tipo di test.